velocemente, così anche poi Antonio non solo integra ma aggiunge quello che io dimentico. Forse l'abbiamo accennato prima, ma lo abbiamo solo toccato, in realtà meritava e merita un approfondimento maggiore. Il tema dell'immigrazione in questi anni, non solo adesso, è sempre stato accomunato al tema della sicurezza. Ora, l'ultima conferenza di Ferragosto del ministro Alfano, che è in linea con quelle degli ultimi, credo, se non ricordo male, 6 anni, parla di un paese in cui gli episodi di microcriminalità sono denunciati, sono in diminuzione. Ripeto, non lo dicono le ACLI e l'ARCI, lo dice il ministro dell'Interno. Forse lo accennavo prima, 2011, 2012, 2013, le finanziarie, credo fosse il governo di centrodestra, credo fosse il ministro dell'Interno Maroni, bloccano il turnover di assunzioni nelle forze dell'ordine, tagliano i fondi alle forze dell'ordine e, diciamo così, delle due l'una. O è un problema di sicurezza e allora bisogna agire, diciamo così, nella direzione di rafforzare, o non è un problema di sicurezza, perché a scelte di un determinato ad annunci politici di un determinato tipo non sono, diciamo così, conseguiti degli atti politici che andavano nella direzione di quello che si denunciava. Aggiungo, sempre sul rapporto immigrazione e sicurezza, legge Bossi-Fini 2002, intanto la più grande sanatoria di questo paese, 800.000 persone. Se noi sommiamo tutte le sanatorie che venivano bene ricordate prima da Severino, le sommiamo e le mettiamo in raffronto ai 5 milioni di cittadini immigrati che in questo momento risiedono regolarmente nel nostro paese, regolarmente vuol dire che hanno i documenti di soggiorno perché hanno un lavoro o perché si sono ricongiunti. Beh, la somma delle sanatorie supera la metà di quei 5 milioni. Questo vuol dire che la metà di quei 5 milioni che in questo momento vive con noi, lavora con noi, manda i figli a scuola con noi, ha vissuto, secondo i canoni della legge italiana, dei percorsi di clandestinità. Quella stessa clandestinità di cui dovremmo avere paura, perché il sinonimo è clandestini uguale, adesso terroristi, comunque criminali. Credo sia un passaggio fondamentale. Altro elemento rispetto alla sicurezza. Io ho degli amici che non sono, diciamo, non hanno le stesse mie idee politiche, diciamola così. Sono grandi estimatori, sono stati grandi estimatori di Gianfranco Fini, che io credo in un certo punto della sua vita, secondo loro, credo si sia bevuto il cervello, perché in particolare sono due le leggi che hanno riempito le nostre carceri, perché a fronte del calo dei reati di microcriminalità sono aumentati i reati amministrativi. Con i reati amministrativi non si va in galera. Con la legge Bossi-Fini o con sistemi speciali come i CIE, CPT, CIE conseguenti, o con la legge Fini-Giovanardi, che è stata dichiarata incostituzionale credo un anno fa, si andava come in galera. E in galera ci andavano in particolare i cittadini immigrati, e ci rimanevano anche per un altro motivo, che i cittadini immigrati tendenzialmente non hanno una residenza, molti non avevano una residenza, e quindi non potevano godere delle pene alternative. Allora, se si racconta un po' così, si capiscono anche le cose. Si può ragionare poi anche, diciamo così, del sovraffollamento, di tutto quello che vedete, ma ci sono quelle due leggi che portano quei nomi, in particolare dell'allora vicepresidente del Consiglio, che fu anche quello che non si è mai capito cosa faceva a Genova nella caserma dei carabinieri, mentre i carabinieri scorazzavano per la mia città a fare disastri insieme ai Black Bloc. Ecco, quello stesso presidente del Consiglio in quel periodo, poi si è riveduto dopo perché lo abbiamo ritrovato molto impegnato nella riforma, nel processo di riforma della legge sulla cittadinanza, ma probabilmente in quel periodo aveva perduto il lume della ragione. Aggiungo un altro elemento che fa sempre riferimento al 2011, 2012, 2013, perché anche questo è un elemento che nessuno ci racconta. Immigrazione, problema di sicurezza, problema di illegalità, e quello è anche il periodo, quello col ministro Maroni, se ve lo ricordate, di tutto lo strombazzamento
del lancio del pacchetto sicurezza. Non so se ve lo ricordate il pacchetto sicurezza, che ci veniva raccontato come una di quelle misure straordinarie, sempre per rimanere in tema di emergenza, che servivano a contrastare il problema della criminalità immigrata. Nessuno l'ha raccontato, ma il pacchetto sicurezza ha reintrodotto l'oltraggio pubblico ufficiale, che era stato, diciamo così, cancellato perché incostituzionale, e quello non vale solo per i cittadini immigrati. Ma c'era tutto un altro percorso che riguardava e che riguarda, io ho avuto la fortuna in quel periodo di fare l'audizione per conto dell'ARCI alle commissioni congiunte affari costituzionali e affari sociali, se non ricordo male, sì, affari sociali, che era tutto il percorso che dava ai sindaci questo potere. Se la tua iscrizione nel mio comune, all'anagrafe del mio comune, cambi casa, ti trasferisci, non è, diciamo così, supportata da un alloggio in regola con i regolamenti igienico-sanitari del mio comune, io sindaco posso non rilasciarti la carta d'identità. Beh, guardate che questa cosa non è che vale solo per gli immigrati. Io vivo in una città che ha il più grande centro storico d'Europa, dove l'85% delle case, che non sono abitate solo da immigrati, non sono in regola con le normative igienico-sanitarie. Il mio sindaco, se domani perde il lume della ragione e qualcuno vuole venire ad abitare lì, non gli rilascia la carta d'identità. E sapete, se non gli rilascia la carta d'identità, cosa succede? Che quella è una persona che per lo Stato non esiste. Per quella città, la mia, non esiste. E guardate, questa cosa, come altre, non riguarda solo i cittadini immigrati, riguarda anche i cittadini italiani. Allora, si è parlato di immigrazione collegandola spesso alla sicurezza e alla legalità. In realtà, come sul tema del lavoro, ma è una parte che lascio più, diciamo così, ad Antonio, perché è più, sicuramente più bravo di me, è paradigmatico anche per il nostro paese. Cioè, sull'immigrazione in questi 20 anni non si sono fatte le politiche che si dovevano fare, ma al contrario, si è costruito, diciamo così, si è sperimentato sull'immigrazione quello che forse qualcuno voleva sperimentare sui cittadini italiani, sul nostro paese. E in parte lo stiamo vedendo, e in parte lo stiamo vedendo non solo sul tema sicurezza, ma anche sulle tematiche del lavoro. Questo paese non ha una legge sull'asilo, bisogna dirlo. Siamo uno dei pochi paesi, diciamo così, occidentali a non avere una legge sull'asilo, per cui, come nella vita quotidiana di ciascuno di noi, il rapporto con le leggi e con le istituzioni che dovrebbero farle rispettare è assolutamente a discrezione. Chiunque di noi, a maggior ragione un cittadino immigrato, va a chiedere un documento o qualcosa, tendenzialmente sembra che gli venga fatto un favore. Non è mai un diritto. Quando si chiede un permesso di soggiorno sembra quasi un lascito del bravo agente della questura, che è gentile e siccome quella mattina si è svegliato bene ci lascia il permesso di soggiorno, altrimenti troverà sempre una gabola, perché c'è una forte discrezionalità. E sul tema, diciamo così, accoglienza richiedenti asilo e rifugiati, c'è questo tema che non c'è una legge e continua a non esserci. E quindi alle commissioni, che sono aumentate fortunatamente, si va un po' a seconda. Io credo che d'ora in poi quei pochi siriani che vogliono rimanere in Italia avranno nei prossimi mesi le porte aperte. Così non sarà per gli afghani, così non sarà per quelli che arrivano dal Mali, così non sarà per quelli che arrivano dal Gambia, perché ricordiamoci, negli ultimi 5 anni sono stati 15 i conflitti nuovi o ripresi in giro per il mondo, che sono poi quelli, diciamo così, che producono quell'immigrazione forzata di cui parlavamo prima. Sulle attività di volontariato, sì, questa è una nuova frontiera. È una nuova frontiera che personalmente considero, se gestita bene, un'occasione. Bisogna solo stare attenti a una cosa, che è un po' quella che aveva lanciato sempre il ministro Alfano quest'estate. Non è che ci sono persone che possono lavorare gratuitamente. Il volontariato è una cosa, il lavoro è un'altra cosa. Io credo che sia un pezzo importante, soprattutto se sostenuto grazie alle organizzazioni sociali, le associazioni, altre realtà, quello di
un lavoro volontario, quindi scelto volontariamente, di impegno civico, perché credo che sia uno strumento utile per permettere una, un meticciato, come veniva raccontato prima, un incontro, una comunione, se vogliamo dirla in termini, diciamo così, più religiosi, perché è importante, perché comunque è una dimensione importante. Altra cosa è se qualcuno pensa di far lavorare gratis persone che non vogliono farlo e diciamo così in qualche modo si sfrutta una forza lavoro. Ci sono esperienze importanti, veniva raccontata quella del Mantovano. La figura del mediatore culturale non è definita giuridicamente. Certo, questo è un altro problema. Però ci sono esperienze importanti che stanno avanzando, che se hanno alla base questo assunto, io credo che siano positive, e devo dire ce ne sono diverse, almeno dal mio osservatorio ce ne sono diverse, stanno entrando in quel sistema per cui, diciamo così, viene definita che cos'è l'accoglienza, no? C'è un'accoglienza che deve all'inizio garantire vitto e alloggio, c'è un secondo passaggio che necessariamente, per chi sceglie qua, deve essere quello dell'insegnamento della lingua italiana, c'è un terzo passaggio che è quello appunto del rapporto con la comunità che li ospita, che può passare anche attraverso un impegno civico, e sono diversi comuni che stanno iniziando a ragionare in questo, e c'è tutta un'altra fila che poi porta, diciamo così, alla commissione, al riconoscimento delle competenze formative e quelle, diciamo così, lavorative del paese d'origine, che possono essere utili qua. Ma c'è un di più. Ci sono realtà, io ne conosco in particolare una, che è quella di Asti, che sta sperimentando da anni l'accoglienza direttamente in famiglia. Io all'inizio ero un po' scettico, conoscendo questo paese, però lì sta dando ottimi risultati. Cioè il vitto e l'alloggio e quello che può dare il calore umano di una famiglia è l'accoglienza. In rete con le associazioni e le cooperative e gli enti locali, ma è una cosa in più. Questo segno di che cosa? Segno che ancora una volta i cittadini italiani sono un po' più avanti delle istituzioni, sono un po' più avanti della politica, lo dico, sono anche un po' più avanti di noi, a volte. Quindi siamo in una fase, diciamo così, importante, quindi l'impegno civico e l'accoglienza in famiglia, che io credo possa essere una strada, anche quella ovviamente deve avere dei criteri e delle regole ben precise per evitare che il solito paese dei furbi poi prenda sopravvento sul paese invece vero, quello accogliente, quello che abbiamo sempre conosciuto. Quindi queste sono un po', mi sembra di avere più o meno risposto a tutto. Io però, ecco, chiudo così poi non parlo più, perché è una poesia che ho letto a San Paolo in Brasile durante la visita al memoriale dell'immigrato, ed è secondo me una delle poesie che in qualche modo dà più risposte a tutti i quesiti che oggi ci siamo posti. In realtà non è una poesia, è la risposta di un immigrato italiano che dà al ministro italiano, che sostanzialmente in un appello pubblico alla fine dell'Ottocento cercava di convincere gli italiani a non partire per altri paesi. In questo momento questa risposta è appunto contenuta nel memoriale a San Paolo dell'immigrazione, e la risposta era questa: cosa intende per nazione, signor ministro? Una massa di infelici? Piantiamo grano ma non mangiamo pane bianco. Siamo alla fine dell'Ottocento. Coltiviamo la vite ma non beviamo il vino. Alleviamo animali ma non mangiamo carne. Ciò nonostante voi ci consigliate di non abbandonare la nostra patria, scritto con la P maiuscola. Ma è una patria la terra dove non si riesce a vivere del proprio lavoro? Io credo che questa sia la migliore risposta a tutti i quesiti che ci siamo posti, che si sono posti i nostri nonni e i nostri bisnonni e che si stanno ponendo, diciamo così, tantissimi cittadini italiani. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola ad Antonio, c'era...